Abbiamo cambiato la programmazione nel corso del pomeriggio perché era arrivato il sentore di qualcosa di clamoroso e allora alle 15.30 fino alle 17 vi abbiamo raccontato passo dopo passo quello che stava succedendo nei cieli della Grecia, di Costa Navarino, un resort a 500 km da Atene dove si può raggiungere o in pullman come il nostro Carmine Rossi ha fatto nella nottata di domenica oppure con jet privati, con elicotteri come ha fatto Andrea Agnelli oggi. Vi faccio vedere le immagini per chi stava lavorando, per chi era in spiaggia, per chi non seguiva Sport Italia, per chi stava vedendo un film. Questo è quello che vi abbiamo raccontato secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, in una giornata che doveva essere apparentemente tranquilla e invece è stata la giornata più importante della storia del calciomercato italiano. Queste le immagini in esclusiva di Sport Italia con Andrea Agnelli che arriva dopo un jet privato con l'elicottero, arriva direttamente al resort dove c'è un eliporto, dove incontra Cristiano Ronaldo, pranza con lui dalle 13 alle 16, l'elicottero, questo è già il viaggio di ritorno, ma attenzione perché finito il summit, grazie ai potenti mezzi del nostro inviato in Grecia, Carmine Rossi, abbiamo anche documentato in tempo reale quello che è successo quando il summit tra Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli è finito. Questa la foto che di fatto consacra il passaggio ufficiale con la fine del summit. Possiamo anche andare sull'inquadratura più stretta perché prende una golf cart il presidente della Juventus Andrea Agnelli accompagnato dalla First Lady, la sua compagna, a casa Cristiano Ronaldo in questo resort che ospiterà Ronaldo fino a domenica. Poi lunedì l'arrivo a Torino e la presentazione con un pubblico bianco-nero già pronto. Sono finite tutte le magliette della Juventus di Cristiano Ronaldo nello store di Milano. Nella nottata arriveranno altre magliette perché da domani sarà una caccia alla maglia di Cristiano Ronaldo. Vi facciamo vedere anche in spiaggia cosa ha fatto questa mattina Cristiano Ronaldo, sempre foto esclusive grazie al nostro inviato in Grecia, Carmine Rossi, che tra poco saluteremo dalla piazza. Questo è il resort dove c'è una spiaggia completamente vuota, se riusciamo anche in questo caso a zoomare, perché vorrei farvi vedere una spiaggia deserta e poi tutto praticamente blindato con circa 10 persone, 10 guardie del corpo per garantire la sicurezza di Cristiano Ronaldo. Poi è arrivato il momento cruciale con il pranzo con il presidente della Juventus Andrea Agnelli fino ad arrivare alla foto che arriva a sancire il matrimonio del secolo, il colpo più costoso della storia della Juventus, Cristiano Ronaldo a fianco Andrea Agnelli e l'inno della Juve si alza in alto con Jorge Mendes e con tutti i parenti, gli amici di Cristiano Ronaldo e di Jorge Mendes. Sogna il popolo bianconero, sogna la Juventus qualcosa di clamoroso. La nostra copertina del giorno più bello del calciomercato italiano, un giorno che resterà nella storia, poi vi presento gli ospiti. Alessio Milone. Il brindisi che cambia la storia del calciomercato, Cristiano Ronaldo. Adesso accendiamo le luci nello studio 1 di Milano di Sport Italia, canale 60 del digitale terrestre 225 di Sky. Buonasera al direttore responsabile del settore giovanile del Torino, Massimo Bava. Vivrà nella stessa città di Cristiano Ronaldo, è più abbronzato di Cristiano Ronaldo, ma va tutto bene. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Buonasera, ben ritrovato. Vivrà nella stessa città di Ronaldo, vivrà nella stessa regione di Ronaldo. E Cristiano Ronaldo che è pronto ad infiammare il popolo juventino. Charlie Lodi, il direttore sportivo del Novara. Buonasera. Ciao Michele, buonasera a tutti. Vivere nella stessa regione di Cristiano Ronaldo. E invece il suo umore è completamente all'opposto, non di Lodi, assolutamente, ma è infuriato. Attenzione perché sono minuti importanti, non sappiamo se arriverà tra poco, arriverà tra un'ora o quando saremo già nel letto a dormire, ma sta per arrivare un comunicato di Elliott molto importante sul futuro del club rossonero. Lo stiamo attendendo. Se ogni tanto mi vedrete con il cellulare in mano, non avviso a casa, sto tornando, è semplicemente perché sta per arrivare una mail che vi leggeremo come sempre in diretta, come abbiamo fatto sul discorso Cristiano Ronaldo, come abbiamo fatto sul discorso Ancelotti Napoli, perché per noi la televisione è live, live, live. Avvocato La Scala, buonasera, ben ritrovato, un cuore rossonero infranto. Oh, veramente per nulla infranto, posso aggiungere che io sono addirittura nato a Torino, la città che ospiterà Cristiano Ronaldo. Oh. Pensi che figata, eh? Sì, sì. Mi sento pervaso da un'eccitazione profonda. Vabbè, allora, questa è la classica risposta da parte di un rosicone rossonero o nerazzurro o giallo. Allora, la Roma che dice, vabbè, Messi una roba, Ronaldo un'altra. Ragazzi, dove siamo? Stiamo parlando del più forte del mondo che arriva con la valigia piena di palloni d'oro, con la valigia piena di Champions League, e qualcuno addirittura che lo discute, facciamo facile ironia. Avvocato, oh, siete in mezzo a una strada. No, io non discuto, non discuto un bel niente, anzi mi congratulo con la Juventus per la vittoria delle prossime quattro
Champions League, dei prossimi quattro campionati. Mi domando se è il caso che addirittura il campionato si giochi, perché almeno le partite che vedono la Juventus sfidare le altre 19 contendenti mi pare che siano inutili a questa stregua. Avvocato, non mi cada così in basso. Ma no, non cado così in basso. No, non lo faccio. Ma stiamo parlando del più forte. Ne vale del sistema. Ne vale del sistema italiano, portiamo il più forte del mondo, signori, non stiamo portando uno che andava di moda 5 anni fa, 10 anni fa, portiamo Cristiano Ronaldo, ci lamentiamo che non portiamo i campioni, non le portiamo, il top del top, e qualcuno può ancora che dice... Io non mi lamento avvocato. Della presenza o dell'assenza dei campioni, contesto il fatto che il tifo nazionale debba essere tutto quanto schierato a, come dire, celebrare un avvenimento per il quale mi congratulo con la Juventus, ma che non è che mi vede prostrato di fronte a questa evenienza. Giocheremo il campionato, le partite contro la Juventus saranno ancora più interessanti, saremo sempre in 11, risponderò alla Gattuso, saremo sempre in 11 e vediamo poi chi la spunta. Lancia la sfida direttore, innanzitutto mettiamo insieme questi 11. Mettiamoli insieme almeno 11, perché è importante, soprattutto di questi tempi, bisogna capire chi sarà il direttore generale, chi si occuperà del mercato, cosa farete. Siamo a luglio e siete in un mare di guai, avvocato, dobbiamo capire che fine farà il Milan, tra poco arriverà il comunicato di Elliott, siete senza proprietà e nel giorno di Cristiano Ronaldo che infiamma la Juventus. Ma il comunicato di Elliott non significa esattamente il contrario? Sì, ho capito. E cioè che le questioni proprietarie non sono state già risolte ieri? Non avete un proprietario, siete in mano a un fondo, avvocato. E perché i fondi non possono essere proprietari alla stessa stregua? Capito. Di un qualsiasi mecenate, o meglio, preferite lo sceicco. No, non dico questo, dico che tra uno sceicco arabo e un fondo non capisco perché dovrei scegliere il primo e non il secondo. È una visione del calcio e dell'economia del 1965. Uno mette soldi per valorizzare il club, vede il Paris Saint Germain, e l'altro invece deve fare un anno di gestione per poi rivendere e guadagnare di più di quello che ha fatto. È semplice. Così è semplicistico. Non è semplice. Ho capito, ho 30 secondi, devo parlare di Cristiano Ronaldo. Parliamo di Cristiano Ronaldo, che è meglio. Avvocato, lo voglio bene, la stimo, però va bene, io dietro non c'ho il fondo Elliott, c'ho Cristiano Ronaldo. Sì, ma io penso, sono nato a Torino, quindi figurati. È nato a Torino, bravo. Sento i brividi sotto pelle. Però vado al parrucchiere in Sicilia, ricordiamolo. Buonasera Alfredo Pedullà, nel giorno più bello del calciomercato italiano. Ciao. E ricordiamo anche perché, alla gente che parla, che non siamo juventini, siamo amanti del mercato, è una cosa diversa, è una cosa diversa. Ma anche perché soltanto chi ha gli occhi un po' foderati di prosciutto può mettere in discussione, non c'è una fede, una passione che tenga sotto questo punto di vista. C'è soltanto la necessità di fare un grande applauso, può essere milanista, interista, del Napoli, della Roma, della Lazio. C'è il semplice tentativo di voler smontare una cosa fantascientifica e che è diventata realtà, secondo me è un tentativo banale e goffo che viene respinto al mittente. Qualcosa di eccezionale, questo è il simbolo del mercato, dell'operazione che entrerà nella storia, questo rumore, l'elicottero di Agnelli che arriva al resort in Grecia di Cristiano Ronaldo, dove c'era un elicottero, tante piante, tante cicale, le abbiamo sentite tutto il pomeriggio, e un uomo solo, come stampa italiana, come stampa mondiale, a rappresentare ovviamente i media internazionali. Carmine Rossi dalla Grecia! Buonasera Carmine, complimenti, bravo! Però abbiamo ancora un patto, amico mio. Hai fatto il 70% del lavoro, c'è un 30%. Hai 24 ore per consegnare la tua maglia della Juventus a Cristiano Ronaldo, foto, video, e poi scatta il bonus per Carmine Rossi, che in questo momento ancora non è scattato. Ciao Carmine, che emozioni! Buonasera! Ciao Michele, buonasera, un saluto a tutti dalla Grecia. Beh, dici bene, emozioni tante, perché poi quando si è sparsa la voce dell'arrivo di Agnelli imminente siamo stati colti un po' tutti di sorpresa, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato con le immagini che ritraggono appunto l'elicottero del presidente della Juventus che atterra all'interno del resort, e poi la foto che è già diventata virale nel giro davvero di pochissime ore, con l'uscita dello stesso presidente bianconero dalla villa nella quale soggiorna Cristiano Ronaldo. Tutto fatto, è scattato anche un applauso da parte dei presenti dopo il colloquio che c'è stato tra i due. Ed è stato bello, stancante, emozionante, però sicuramente Michele questa è un'esperienza che mi porterò con me per tutta la Rossi, vita, domani anche non... stare a contatto con personaggi Rossi, domani l'obiettivo di domani, come ci muoveremo su Cristiano Ronaldo prima di ritornare a casa, perché giovedì sera è in volo, te lo ricordo, poi noi possiamo farti stare là in vacanza. Domani ci muoveremo in questo modo, perché già ho avviato dei contatti con persone che sono molto, molto vicine a Cristiano Ronaldo, amici, ho anche il contatto della sorella di un amico di Ronaldo, dunque sto cercando con un giro di chiamate, con un giro di messaggi di
far capire bene quello che è il nostro intento, ovvero non vogliamo dar fastidio, non vogliamo disturbare, ma non vogliamo essere la prima maglia della Juve. Non è nel nostro stile, vogliamo semplicemente un autografo. Bravo. Esatto, sulla esatto, Juve esatto, e dobbiamo regalare esatto, la maglietta firmata. Basta. Allora, abbiamo parlato con Argamendes, gliel'abbiamo detto, è inutile che dobbiamo andare allo scontro, noi siamo persone tranquille e civili. Allora, noi consegniamo la maglietta a Ronaldo della Juventus, è quella dell'anno scorso perché costava 20 euro in meno. Rossi gliela porta. Lui mette una firma, gliela consegniamo, facciamo una foto con la maglia della Juventus e torniamo a casa. Giusto, Rossi? Pacifico però, che loro sono a 10 gorilla. Perfetto, perfetto. Certo è però, sì, però se dovesse poi decidere Cristiano Ronaldo di salutarci con un, che ne so, ciao Italia, forza sì. Juve, cose del genere, beh, noi saremo pronti ad immortalare certo. Il tutto, ci mancherebbe vabbè, altro. Portiamo a casa tutto. Bravo, Rossi, tra poco torniamo nella tua Grecia, perché lì è mezzanotte e un quarto, mentre qui ovviamente è 23.15, anzi 23.16, siete un'ora avanti. Buonasera Gianluigi Longari dal Touch, ben ritrovato. Buonasera. Impazza il popolo del web. Sì, quindi, sta impazzendo tutto, i tifosi della Juventus sono completamente ebri di gioia per la trattativa più importante del secolo, allo stesso modo quelli del Real Madrid stanno un po' mettendo pressione al Real per trovare un sostituto di Cristiano Ronaldo, cosa evidentemente impossibile, però vogliono una contropartita dal punto di vista delle magie sul campo e non solo dal punto di vista tecnico per l'addio di Cristiano Ronaldo alla Casablanca. Questo intanto è il modo con cui la Juventus ha deciso di presentare quest'oggi Cristiano Ronaldo. L'immagine che vedete alle mie spalle è quella che ha scelto la società bianconera, giocando anche sui 7 scudetti vinti di fila con le lettere che compongono il nome di Cristiano Ronaldo. La T è diventato un 7, ovviamente tutto è lecito per festeggiare il più grande giocatore del mondo che cambia maglia e aggiunge delle strisce nere alla maglia bianca del Real Madrid, raggiungendo quindi il nostro campionato. Saranno però ore importanti anche per quanto riguarda il Milan. Abbiamo detto del comunicato di Elliott che è atteso nel corso della serata. Oggi è stato anche il giorno delle motivazioni della UEFA per avere di fatto squalificato il Milan o estromesso il Milan dall'Europa League. Le motivazioni sono state diramate nel corso della giornata odierna e lasciano intendere che la situazione fosse, per quanto riguarda la proprietà passata, assolutamente insostenibile per quanto riguarda il Milan. Tra poco andremo a sentire anche le nostre ragazze dal privé, ovviamente le salutiamo immediatamente, Valentina Guidi, Michela Russo, buonasera. Chiara Leati, buonasera ragazze, buonasera. Tra poco ovviamente dobbiamo chiudere un po' il discorso Cristiano Ronaldo, ma i tre nomi sono legati a Cristiano Ronaldo nella rubrica di Alessio Milone. Via la rubrica, Milone, 10 secondi, preparati che stiamo arrivando. Il primo giro dai nostri ospiti, mentre è arrivato il comunicato di Elliott sul futuro del Milan, adesso ci capiamo fuori dalle inquadrature io e loro per leggerlo al più presto, il comunicato sul futuro del club rossonero. È il giorno di Cristiano Ronaldo, ma sono giorni fondamentali anche per il futuro del Milan, e allora stiamo verificando due cosine, poi tra poco arriveremo anche sulla strettissimissima attualità bava del Torino, un campionato che ha senso tra virgolette giocarlo, oppure il più forte del mondo nella più forte d'Italia spiazza un po' tutti, passa in secondo piano Ancelotti al Napoli, passa in secondo piano Nainggolan all'Inter, passa in terzo piano Kluivert alla Roma, passeranno in quarto e in quinto piano probabilmente tutti gli acquisti, perché dopo Ronaldo sembra esserci il vuoto. Ma io penso che, come avete detto voi, per il calcio italiano sia un grosso colpo per tutti quanti, soprattutto per la Juventus, che ne beneficerà sicuramente le prestazioni. Però il calcio italiano fa capire che comunque è sempre considerato bene anche dagli altri al di fuori dell'Italia. Fa piacere avere un fuoriclasse, uno dei più forti, penso sicuramente il più forte giocatore del mondo. E poi penso che tutto il movimento calcistico italiano possa trarne dei vantaggi, e ce lo auguriamo di tutti i cuori. Charles Lodi cambia il sistema italiano, possiamo dire, scusate se ogni tanto abbasso la testa perché sta arrivando il comunicato di Elliott che mi è appena arrivato sulla casella della posta via mail, quindi Longari tra poco sarò io che te lo giro perché mi sta scrivendo dov'è, aspetta, te lo sto girando. Charles Lodi cambia l'Italia, ci lamentavamo, non arrivano i campioni, questa volta arriva il campione dei campioni assoluti. E arriva il campione dei campioni in una squadra, cioè nella Juventus, che attraverso un'operazione grandiosa, ma non fa altro che testimoniare come è un club che in Italia può fare progetti tecnici, finanziari, economici, strutturali, commerciali anche, che probabilmente altri club non possono neanche pensare. Quindi ad oggi la Juve si conferma di essere leader del mercato, leader anche
tecnica in Italia, quindi vanno fatti solo i complimenti a un grande club. Ma secondo te, tu hai giocato a calcio, Charlie Ludi, possiamo dire che Ronaldo in questo momento spiazza un po' tutti, perché adesso l'Inter può prendere chiunque, il Milan può prendere chiunque e non prende nessuno la scala, stia tranquillo. La Roma può prendere chiunque, però di fronte a Ronaldo che ti arriva il 10 di luglio qua, che dobbiamo fare? È già finito il mercato. Appunto, ma mercato. Però loro hanno fatto un'operazione che altri per là non che pensano. Mi riproporrà ancora Jorginho e Sarri al Chelsea benedetto da 6 mesi, però siamo sempre appunto da capo. Questa no, è un'operazione mercato, che ma il mercato non la vedremo mondiale, tra... mondiale è finito in questo momento. Nel momento in cui si sposta Cristiano Ronaldo, può anche il Real per sostituirlo prenderà un grande campione, ma non sarà mai la strega di Cristiano Ronaldo. Si parla Ronaldo. Di Hazard, si parla di Lewandowski, o entrambi Hazard in un ruolo e Lewandowski in un altro.